Allora, il titolo di stasera è questo, se volete questo titolo, la tematica è le prove sono necessarie per progredire spiritualmente. E stasera voglio parlare delle prove, sì o no? Stasera voglio parlare delle prove. Vorrei subito iniziare con un versetto della parola di Dio. Conosciuto, spero che sia conosciuto da tutti, no? Giacomo capitolo 1, leggiamo il Giacomo capitolo 1 a proposito delle prove, verso 2 dice: Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti e completi e nulla mancanti. Giacomo dice: Fratelli miei, siate allegri nelle prove svariati o svariate nelle quali vi trovate. Ora, perché Dio permette le prove? Dice l'Apostolo Giovanni, dice che la fede, cioè scusate, le prove, dice la prova della vostra fede produce costanza. Quindi la prova della nostra fede cosa fa? Produce costanza. Quindi non dobbiamo vedere il lato negativo delle prove. Dobbiamo sempre vedere il lato positivo, perché le prove svariate nelle quali noi ci troviamo producono. E che cosa producono? Producono per la crescita nostra del carattere di Cristo, all'immagine e somiglianza del Figlio di Dio, alla statura perfetta di Cristo Gesù. Infatti dice il verso 4: Che la costanza compia in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti. La parola perfetti qui non significa perfezione assoluta, ma piuttosto significa, la parola dal greco significa maturi, completi per ogni opera buona, equipaggiati. A volte ci sono momenti difficili che noi passiamo, che noi affrontiamo, delle prove davanti alle quali noi ci troviamo, dove ci spegniamo un pochettino. È vero o non è vero? A me mi è successo, a te ti è successo. Quanti di voi è successo questo? Alzate la mano. C'è stato un momento dove un po' l'entusiasmo si è abbassato? Amen. Siamo sinceri, è vero, è così. E quindi a volte siamo soggetti, come lo era Gesù. Gesù, quando nel giardino del Getsemane, anche lui, in quel momento particolare, sapendo quelle che stava affrontando Gesù in quel momento, dice la Bibbia che era nell'afflizione, nella prova, come uomo. Ora, diciamo la verità che non esiste nessuno, diciamo, non esiste cristianesimo senza le prove, perché abbiamo le gioie, abbiamo i momenti quando c'è la gioia, è vero o non è vero? Ci sono momenti belli, ci sono momenti esuberanti, pieno di gaudio, di giubilo. La vita cristiana è così, no? Ci sono momenti quando Dio anche ti dà una risposta, Dio salva, libera, guarisce, una buona notizia, ma ci saranno momenti nelle quali noi prima o poi ci troveremo nelle prove. Appunto, siamo pressati, sottoposti a un test per vedere la qualità per cui Gesù ci ha chiamati. Senza le prove, per mezzo di esso, il cristiano non può conoscere a volte anche la volontà di Dio, perché nelle prove Dio spesse volte ci parla, proprio quando ci troviamo nei deserti, Dio ci vuole dare un insegnamento. E quindi nella prova un cristiano assume una forma nuova, cioè c'è un miglioramento spirituale, un carattere migliore. Stiamo parlando del carattere di Cristo. In primo Pietro,
capitolo 1, dice anche Pietro: a motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da variate prove. Non dice solo variate, da variate prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provata con il fuoco, risulti all'odio, onore e gloria nella rivelazione di Cristo Gesù. Dio nella prova ci chiede di cambiare modo di pensare, modo di fare. Dio ci chiede di cambiare, di ravvederci. La parola ravvedimento significa cambiare il modo di pensare. Se noi non passassimo per le prove, non sapremmo neanche come aiutare gli altri, perché se noi ci siamo passati, noi possiamo dire: io ti posso aiutare. Ci sono tanti motivi per i quali Dio permette le prove. Ci sono stati dei momenti nella mia vita quando, passando delle prove, quasi quasi neanche volevo predicare. E quindi preferivo che predicassi un altro. Però Dio, Pastore Tony, Dio mi ha detto: tu devi fare questo per ubbidienza. Tu devi predicare per ubbidienza. Lo senti o non lo senti? E io ho dovuto ubbidire. A volte, quando noi parliamo di prove, è vero che le origini delle prove, allora ci sono prove che Dio permette nella nostra vita. Vi ricordate quando Gesù disse ai discepoli: prendete la barca e andate all'altra riva? Gesù sapeva che ci sarebbe stata la tempesta. Gesù ha permesso quella prova in quel momento per questi motivi che ho elencato. E loro la superarono perché Gesù andò loro incontro. Amen. Però c'è anche una prova che viene direttamente dal diavolo. E dice in Apocalisse, dice: il diavolo sta per mettere in carcere alcuni di voi, in prigione alcuni di voi, ma voi resistete. Quindi una delle origini è la causa, viene dall'inferno. Ci sono prove, difficoltà. Quando parlo di prove, parlo anche di prove di malattie, sto parlando di prove di problemi economici, problemi nella famiglia, tra marito e moglie, non so se, cioè, svariate prove, giusto? Ma ci sono prove nelle quali noi ci troviamo, perché i primi nemici siamo noi stessi, non è né dal diavolo, né Dio l'ha permesso. Dio dice: sei stato tu che l'hai voluto, perché non mi hai ascoltato. E perché non abbiamo ascoltato Dio. Vi ricordate, c'è un esempio, Giona. Giona si trovò nella tempesta perché Dio gli parlò e lui non ascoltò. Dio stasera vuole riaccendere la fiamma che si è spenta un pochettino. Forse sei stanco, sei stanca, hai perso le forze, hai perso la grinta, hai perso lo slancio. E Dio vuole darti un nuovo slancio, un nuovo entusiasmo, una nuova speranza. Perché è qui per incoraggiarti. Quindi ascoltiamo la voce di Dio.